l'acqua che voglio farvi passare, se decido di aumentare la portata del tubo, devo aumentare il diametro, la sezione. Però questa deve avvenire su tutto il percorso del tubo. Se ho un tubo che va da qua a laggiù e voglio aumentare la portata d'acqua, devo in tutto il percorso aumentare il diametro della sezione. Se lo aumento solo qui ma non laggiù, non sono riuscito a aumentare la portata. Analogamente, se il percorso Torino-Lione ha bisogno di un potenziamento, 270 km, dovrei intervenire ovunque, peraltro contemporaneamente. Questo succederà? Vediamo. I francesi ci hanno già detto questo. Tutto quello che va dallo sbocco di questo ipotetico tunnel di base a Lione, per loro è rinviato a dopo il 2038. Tenete presente che, se avete sentito i servizi in TV dell'altra sera, i signori che vengono intervistati nei cantieri dell'attività preliminare in corso dicono: la nostra previsione è che il 1 gennaio 2030 passi il primo treno che va a Lione. Sì, non si capisce come poi ci va se non sulla linea esistente, dato che poi di là i francesi hanno detto che rinviano. Ma in cosa consiste questo rinvio? Anche qui dobbiamo essere precisi, non è un'affermazione da poco. Due diversi presidenti della Repubblica Francese, Hollande e l'attuale Macron, si sono resi conto che il piano di infrastrutture francesi formulato nei decenni precedenti è diventato incompatibile con la capacità della finanza di Stato francese di pagare tutte queste opere. Per cui già nel 2013 e poi di nuovo nel 2017 hanno dato indicazione al governo di costituire delle commissioni di valutazione con l'ipotesi di avere una scala di priorità delle opere da realizzare in funzione di quanto erano strategiche e necessarie. E questo compitino è stato fatto nel 2013 da una commissione che si chiamava Mobilité 21, che ha prodotto un risultato che trovate in quel documento con quella copertina, e dentro c'è scritto in francese quella cosa. Dice: prima del 2035-2040 quello che è l'accesso francese al tunnel di base non riteniamo sia necessario realizzarla, perché le infrastrutture esistenti sono in grado di svolgere il loro mestiere, e quindi riteniamo che questa opera lato nostro non sia prioritaria. Sono passati 5 anni, nel 2017 Macron ha ritenuto di riformulare il piano di infrastrutture con una legge che è attualmente in discussione al Senato francese, è promossa dalla maggioranza di governo, quindi a meno di cambi di maggioranza, di cadute del governo, passa con quei termini. Si basa sugli esiti di una seconda commissione che si chiama Consiglio di orientazione delle infrastrutture, guidata tra l'altro dallo stesso deputato Duron, che aveva guidato la commissione Mobilità 21, e il suo esito è quello che dice lì dentro per quanto riguarda il Torino-Lione. Riteniamo, dice questo studio, lo potete leggere in francese, che non sia necessario procedere agli studi per valutare se è necessario realizzare la nostra tratta nazionale francese fino a dopo il 2038. Quindi il rinvio al 2038 non riguarda l'avvio dei lavori, riguarda la decisione se farla o no, il che significa che nella migliore delle ipotesi fino al 2045-48, se anche decidessero di farla, non ci sarà nulla sulla parte francese, che in termini di politica odierna vuol dire rinvio sine die. Ah, questo significa che noi domani mattina, come stiamo facendo lanciando queste gare che il governo ha deciso di lanciare da poco, autorizzando Telt a farle partire come appalto, possiamo anche bucare diametro balena le Alpi, ma i francesi ci stanno dicendo: poi di là vai sulle linee che ci sono già adesso. E questo significa aver fatto il tubo grande fino a dove c'è lui con la telecamera, e da lì in poi andare col tubicino che c'era prima, ammesso che fosse stretto, ma secondo noi era ampiamente sufficiente. Invece, sulla discussione sui cantieri attualmente in corso, credo che l'argomento più importante sia contenuto nel bilancio che ogni anno la società che deve realizzare la Torino-Lione su mandato del governo italiano e francese, si chiama TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, che è 50% proprietà italiana, 50% Francia, ogni anno fa un bilancio, una società, e dice cosa sta facendo. E dice: ho fatto il curriculum esplorativo della Maddalena, l'ho completato il 19 febbraio 2017, che è la quarta di quelle 4 gallerie trasversali. Ho cominciato quello che si chiama cunicolo esplorativo di Saint-Martin-la-Porte, cioè la galleria tra i due denti dei tre in Francia, lì da uno stato d'avanzamento al 2017, adesso siamo più avanti, ma lo chiama cunicolo esplorativo, non tunnel di base. Perché? Perché ha presentato quest'opera all'Unione Europea per ottenere un finanziamento sotto forma di studio geognostico.
Questo ha consentito di ottenere un finanziamento del 50%. Se l'avesse indicato come scavo del tunnel di base, fermo restando che non ne aveva l'autorizzazione a farlo dal punto di vista dei governi, ma anche facendolo, avrebbe ottenuto solo il 40% di contributo, quindi delle due l'una. Se è un cunicolo diagnostico, quando sarà finito dovrà essere collaudato come qualunque opera, come cunicolo diagnostico, quindi non può essere il tunnel di base, magari con minimi variazioni, magari gli danno il bianco, ecco, voglio dire, magari ci mettono anche un binario, l'attrezzamento dell'armamento ferroviario, dell'alimentazione elettrica, i sistemi di sicurezza, di comunicazione, antincendio, quindi c'è un bel po' di cose da farci sopra, forse poi dopo può diventare anche tunnel di base, ma oggi non lo è. Se invece mi dicono i tunnel di base, credo l'Unione Europea potrebbe alzare la manina e dire ma scusa, allora mi devi restituire dei soldi, perché me l'hai venduto diverso. Allora, qui credo che tra quello che viene raccontato ai giornali e la realtà pratica ci sia una differenza sostanziale, che però il bilancio di TELT ci spiega in modo adamantino, quindi non ci sono obiezioni da fare. Se andiamo, abbiamo fatto la carrellata Francia, sezione transfrontaliera, passiamo al lato italiano, tenendo sempre presente il tunnel, questo comporta l'analisi di una serie di evoluzioni che in realtà il progetto ha avuto negli anni 2000 oggi, che ne hanno anche cambiato molto la natura e la funzionalità, anche dal punto di vista di prima che si discuteva, ma dove faccio passare le merci, cosa penso di fare? Ora, il cosa penso di fare manca un po' mediato col cosa si farebbe se facessi il progetto. Vediamo la sequenza. Molo di nuovo il microfono che ho bisogno di indicare. Questo è il progetto come era stato pensato negli anni 2000. Qui vedete uno schema semplificato, quindi grandi linee, quindi non con una cartina ma con dei poli che fanno riferimento. Lione, che qui in realtà geograficamente sarebbe molto più distante, ma lo mettiamo qui per ricordarci che esiste. All'opposto Torino, e in mezzo la Val di Susa, il confine di Stato. Le linee nere che vedete sono le linee ferroviarie esistenti in esercizio. Abbiamo il passante ferroviario di Torino, che è un nodo ferroviario che ha due connessioni principali. Verso sud, verso sud-est, dal lato di Trofarello, verso nord, verso nord-est, dal lato di Settimo Torinese. Qui la direzione verso Milano, fondamentalmente, qui verso Genova. La terza uscita è verso ovest, verso la Val di Susa. Ha un collegamento con una grossa area di attività ferroviaria merci che si chiama Scalo di Albassano, già oggi connesso con questa linea. E questa è la linea internazionale che oggi va in Francia, passando in Val di Susa per località che sono significative come Avigliana, Bussoleno, Bardonecchia, che tutti conosciamo, dove c'è il tunnel esistente che oggi attraversa il confine di Gavriglia, arriva a Modane e da Modane Saint-Jean-de-Vaurien fino a Lione. Il progetto che era stato immaginato negli anni 2000 prevedeva tutte le linee ferroviarie in Francia che abbiamo descritto prima, il tunnel di base da Saint-Jean-de-Maurienne fino a una località che è diventata famosa agli allori della cronaca, Venaus, per i fatti che nel 2005 portarono al blocco di quel progetto e alla rimessa in discussione, ad opera dell'opposizione che il movimento notava fece all'avvio di quei cantieri, alla presa d'atto del governo di quel progetto, questo non era confacente dal suo punto di vista a quello che erano le ipotesi di risultato da conseguire. Quel progetto poi prevedeva linea ferroviaria nuova in Val di Susa, di fatto in corrispondenza, non in perfetto affiancamento, ma in sovrapposizione alla linea esistente, in prossimità di Torino, giro intorno a Torino senza passare in mezzo alla città, per arrivare a collegare con la linea alta velocità esistente verso Milano. Progetto questo abbandonato per decisione degli allora governi, prima Berlusconi, poi Prodi. Cosa sostituisce questo progetto? Un rimaneggiamento che si va a sviluppare nell'arco di questo decennio, 2000-2010, e arriva fino al 2011 a questa ipotesi che vedete qui rappresentata, dove abbiamo sempre la linea in Francia della parte francese, il tunnel di base che viene a testarsi non più a Venaus ma a Susa, ma stiamo parlando di poche decine di chilometri di distanza, sempre in Val di Susa. Linea ferroviaria che continua a passare in Val di Susa, ma fa una variante di percorso. Da Avigliana scende giù a collegare questo scalo di Albassano, un'area vastissima di vari chilometri quadrati con decine di fasce binari, 70 binari, nella quasi totalità oggetto di totale abbandono. Un articolo del Fatto Quotidiano di Gianni Barbacetti di qualche settimana fa ne dà conto, e lui è entrato dentro a vedere come questo scalo, vi rimando a questo articolo, meglio di me vi sa spiegare lo stato di assoluto disfacimento di questa attività.
da qui la linea ferroviaria riprende affiancando il percorso di collegamento, gira intorno a Torino senza entrare nella città e va verso Milano come era già previsto. Questo è il progetto depositato all'inizio degli anni 2000-2011, in particolare questa parte formulata da RFI, Società di Ferrovie dello Stato, 2011. Che fine ha fatto? È ancora lì fermo e non è stato ancora approvato. Perché? Perché nel frattempo il governo subentrato successivo, prima Renzi, poi Gentiloni, col suo ministro in carica, il Movimento del Rio, ritiene che questa formulazione sia troppo costosa e attiva un'ipotesi prevista nel codice appalti che si chiama Project Review, rivedere il progetto per cercare di farlo costare di meno. E quindi prende questa ipotesi e ne formula, dal punto di vista del concetto, un'altra che però ad oggi non è ancora appoggiato su un progetto depositato, che è ancora in corso di sviluppo. Questa Project Review parte nel 2014, ne sappiamo i sommi capi, che adesso vi vado a rappresentare, ma non c'è ancora un progetto presente. Che cosa prevede? Sempre il tunnel di base, ma nel frattempo i francesi ci hanno detto che non la fanno più, quindi da qui linea esistente, tunnel di base che sfuga a Susa, e poi da qui non si fa più nessuna nuova linea. Si usa la linea esistente, dove vedete il nero e verde sovrapposto, vuol dire che passo sulla linea esistente, quella che c'è oggi, con qualche intervento da ammodernamento, ma stiamo parlando di potenziamento del segnalamento ferroviario e togliere i passaggi a livello per facilitare l'incrocio. Arrivate da Vigliano, si pensa di realizzare una nuova linea ferroviaria fino allo scalo, l'unico tratto di nuova linea di tutta la parte nazionale italiana, per poi da qui usare il peduncolo di collegamento dello scalo, arrivare qui a non più girare intorno alla città, ma mandare tutti i treni merci previsti dal progetto dentro il passante ferroviario di Torino, e a quel punto andare a sbattere con la criticità del passante ferroviario di Torino, che si chiama stazione di Porta Susa Interrata, che è una stazione nuova, rifatta, che ha criticità di transito di treni, soprattutto di trasporto locale, che fortunatamente è cresciuto, ma che fatica a ricevere un grosso flusso di merci aggiuntivo, e inoltre, essendo interrata, è praticamente non utilizzabile per trasporto di merci pericolose, esplosive o tossiche, che purtroppo in parte transitano. E quindi, soluzione, non si va più verso est, non si va più verso l'Ucraina, verso l'est Europa, come... andiamo verso sud, verso Genova e Savona, perché i porti sono quelli che vogliamo raggiungere, e andiamo questa direttrice, usando la linea ferroviaria esistente verso Trofarello, salvo trovarci nella curiosa condizione che da Trofarello a Savona e Genova in mezzo ci sono delle altre linee ferroviarie. Allora voi fate finta di essere un contadino, non è un'esperienza così simpatica, ma possiamo... Il mio container arriva e vengo scaricato sul piazzale di Genova o di Savona e poi devo arrivare a Trofarello se voglio andare a rendere utile il tunnel di base da Torino Lione. Questo progetto rivisto prevede di fare il tunnel, di fare qualche crocchio sulle linee rimaneggiate tra Val di Susa e Nodo Ferroviario di Torino e si ferma l'ipotesi di intervento a Trofarello. E da Trofarello a Genova? C'è la linea più stretta del Regno, come sa come di passaggio, e non c'è nessun intervento previsto. Quindi i bei container o li scaricate a Trofarello, li caricate su un camion e li portate a Genova o viceversa, oppure forse qualcuno si è dimenticato un pezzo, perché era importante a tutti i costi fare il tunnel pur di farlo, e poi manda quello che c'è dove capita. Questa è la realtà del progetto attualmente in fase di discussione. Quindi il cosa facciamo andrebbe discusso a cominciare da chi ha proposto questa ipotesi. Il terzo valico è un altro momento di grande interesse, perché una volta che io ho fatto il terzo valico vorrei capire dove poi vado, sia verso il porto, sia verso i tunnel svizzeri, che hanno un percorso per essere raggiunto. E avete previsto interventi su questo percorso che passa da queste parti o dalle parti delle altre direttrici che sono qui vicine? Avete sentito di interventi di potenziamento del trasporto, di rimozione dei passaggi a livello su questo percorso? Gli svizzeri sono molto arrabbiati con noi perché noi stiamo ritardando molto di intervenire su quei percorsi. Quindi di nuovo rischiamo di avere un grandissimo buco che poi dopo sfocia in una cosa che non è in grado di reggere questo tipo di funzionalità. Allora, io non sono contrario alle opere, ci mancherebbe altro. Se ci fosse il flusso di traffico, se ci fossero gli elementi per immaginare che questo cresca, sarei il primo sostenitore del tunnel di base da Torino Lione, perché penso che le opere si fanno se sono utili. Ma se è chiaro, evidente, che
non ci sono i presupposti, peraltro vengono portati avanti in modo raffazzonato, come stiamo vedendo, per queste ipotesi che abbiamo visto altalenarsi nell'arco di 15 anni, più che definirle raffazzonate, non so cos'altro potrei dire, penso che allora stiamo sbagliando completamente approccio. Domanda? Posso fare una domanda?